Beh, intanto buonasera Morena, buonasera Gino, per Ciao. raccontare un qualche cosa di interessante in questo momento di cambiamento e aspettando, eccolo qua Davide, è entrato in questo momento, eccolo qui, speriamo. Fantastico Davide, Davide sei in diretta, questa sera di che cosa vogliamo parlare? Sono Morena Rossi e stasera parleremo di Air Lobby, questo gruppo creato da professionisti, visionari e non solo, direi, anche molto concreti, che si stanno dando da fare insieme e in seno a Conflavoro PMI per sviluppare delle opportunità per le persone, per gli artigiani della nostra categoria, parrucchieri. Che ti posso dire? È un viaggio che è cominciato ormai un anno fa. Ti posso dire che continuamente ci interfacciamo anche con, diciamo così, diretti interessati della politica, però insomma, non voglio parlare solo io e ovviamente voglio lasciare campo ai miei colleghi, che è solo una piccola parte, diciamo, del nostro gruppo Beh, facciamo allora un'altra domanda così per iniziare e rompere il ghiaccio a Gino Donnamurra. Volevo chiederti, ma qual è la vostra missione su questa... il marchio è bellissimo, adesso lo sto vedendo ancora un po' più nel dettaglio, avrà i suoi significati che racchiude formazione e promozione. Gino, dimmi. Ah no, sei partito proprio col termine giusto. Il concetto di Air Lobby è proprio quello di creare ciò che oggi manca, cioè la lobby dei parrucchieri, perché fondamentalmente noi siamo forse la categoria più forte in assoluto in Italia, ma siamo anche quella che conta meno, proprio perché ci è sempre mancato quel senso di appartenenza. Ecco, ora stai mostrando tutto il team di Air Lobby nella sede di Conflavoro e siamo comunque dei professionisti che hanno deciso di mettersi in gioco, a partire dal nostro presidente che è Luca Piattelli, abbiamo Gabrio Giunti che è un altro nome storico, Egidio Borri, abbiamo comunque Roberto Troncone, Davide Morena che sono qui con noi, Alberta Balestra, siamo tutti personaggi che comunque un giorno si sono incontrati e hanno deciso di provare a cambiare le cose, perché la problematica del nostro settore rimarrà sempre la stessa. Noi non riusciamo a renderci uniti, per cui Air Lobby come mission primaria ha proprio questo concetto, quello di creare una traccia, di creare una strada che aiuti la categoria a risolvere i problemi storici che ci attanagliano da sempre. Questa è la missione principale che Air Lobby si prefigge. Poi come lo faremo, in che modo lo faremo, lo vediamo anche conoscendoci meglio tra di noi in questa piacevole intervista che abbiamo con te stasera. Guarda, io Davide, che ci conosciamo da tantissimi anni memorabili, quasi agli albori, quando abbiamo iniziato, è una domanda che voglio fare a lui adesso. Davide, perché hai scelto Conflavoro? Allora, abbiamo scelto Conflavoro perché Conflavoro è un'associazione che difende la nostra categoria, infatti per noi ha creato un settore merceologico dove noi praticamente abbiamo creato una cartella servizi da dare a tutti i parrucchieri e quindi con loro ci stiamo articolando per fare tante cose nuove. A Morena, scusa, ma la vostra battaglia più importante? La nostra battaglia più importante che è da qualche anno che, come dire, mi ronza nel cervello, no? Diciamo da qualche anno, già da tanti anni, però ho cominciato a consapevolizzare questa roba quando sono diventato imprenditore, no? Imprenditrice, chiamiamolo così. E quando ho incominciato a conoscere il senso del valore dell'IVA, no? Quando qualcuno mi diceva, ma tanto l'IVA è una partita di giro, no? Non è un costo per voi.
E invece no, lo è fortemente. Per cui la nostra battaglia più grossa sarà quella, cercare un giusto equilibrio, perché non è che vogliamo fare quelli che vanno a proporre cose assurde, no? Vogliamo proporre una cosa sensata. Cioè, nell'artigianato non è accettabile versare l'IVA al 22% sulla manodopera. Quindi accetteremo di continuare a pagare il 22% dell'IVA sul commercio al prodotto, quindi la vendita del prodotto, mentre invece faremo la nostra lotta per l'abbassamento dell'IVA al 10% possibilmente su quello che è il discorso manodopera, che in realtà è il nostro guadagno. Ovviamente ci girano attorno un sacco di cose e tutte andranno toccate. Noi abbiamo già presentato in Senato un discorso molto articolato e abbiamo anche ricevuto una parziale risposta. Non ci fermiamo alle parziali risposte, ci fermeremo solo quando vedremo un cambiamento oggettivo e stabile. Senti Gino, ma come potete aiutare praticamente la categoria del parrucchiere? Cosa pensi? Allora, noi come fondamentali di Irlobby abbiamo proprio cercato di strutturare tutto ciò che è il mondo dei servizi, e la partnership con Confalavoro nasce anche su questa base. Confalavoro è un po' l'associazione dei titolari d'azienda, perché è quella che ci porta un po' di più ad aiutare chi deve combattere ogni giorno per far quadrare i conti. E uno dei servizi primari che proprio può darci Confalavoro è l'analisi delle nostre attività, che sembra una banalità, ma a partire dal contratto di lavoro che facciamo ai dipendenti e a tutto ciò che è in essere o che si può cambiare, con Confalavoro gratuitamente nella quota che darete per Irlobby e Confalavoro include anche questo. Poi tutto ciò che segue dopo è una parte dinamica e pratica di convenzioni, perché noi quello che andremo a fare, che già esiste in essere, è anche trovare il modo di risparmiare soldi sull'energia elettrica e col gas, avere delle agevolazioni con le assicurazioni, che comunque oggi sono un servizio essenziale per gestire il salone, avere anche un'agevolazione sull'assicurazione per le nostre macchine, comunque tutta una serie di servizi e convenzioni che devono portare a far sì che chi sta con noi abbia delle agevolazioni reali e concrete ogni giorno per il suo lavoro e per la sua attività. E questo Irlobby e Confalavoro lo hanno nel DNA. Noi nasciamo per risolvere problemi e lo facciamo insieme a una delle categorie più importanti, che è la nostra, che racchiude, guardate che noi siamo comunque intorno ai 100.000 addetti in Italia, parlo di attività, che con la pandemia sono diminuite, perché fino a 2 anni fa eravamo 130.000, ma comunque rimaniamo con oltre 300.000 addetti, uno degli indotti maggiori, e che comunque ancora oggi ha una disparità tra nord, centro e sud, che se non ritroviamo il modo di far sì che stiamo più uniti, realmente un passo avanti non riusciremo mai a farlo. Senti Davide, una domanda, prevedi della creazione dei programmi formativi, dato che io e te ci siamo sempre occupati di formazione negli ultimi anni, ma prevedete tutto un insieme di eventi specifici per la categoria e la formazione? Sì, prima online e dopo praticamente poi rifaremo in presenza. Prima online perché a causa del Covid noi ci siamo dovuti mettere online inizialmente, e poi li faremo in presenza, perché poi in presenza, diciamo, è tutto già diverso, sai, la presenza e il contatto fa sempre la differenza. Beh, io mi sto dimenando con un corso di formazione online sull'allungamento dei capelli, che una volta questi lavori si finivano e certo, poi lo vendevi. Diciamo che online è un po' freddo l'approccio, perché online è sempre online, noi preferiamo comunque avere un contatto dal vivo, però in questo momento stiamo imparando anche come si lavora online. Guarda, hai perfettamente ragione, perché oggi ho insegnato a una ragazza ad attaccare una ciocca
a livello fisico che internet, lei è venuta in negozio e io gli ho insegnato a montare una ciocca che ha creato una magia, sicuramente in vivo è migliore di tutti. Assolutamente. Come possiamo aderire all'Airlobby? Ad Airlobby, per aderire basta contattare e comunque in realtà associarsi a Conflavoro, ok? Specificando ovviamente che si è interessati ad essere contattati da noi, che siamo Airlobby, quindi settore di categoria. Io adesso vorrei però anche, vedo che in sovrimpressione scorre la nostra email, per cui ripeto che volendo ci potete contattare da airlobby@conflavoro.it e a noi gireranno i contatti specifici. Volendo potremo anche contattarvi di persona, ognuno di noi è aperto alla possibilità di creare consulenza al nostro collega e di aprirgli la mente o semplicemente di rispondere a delle domande più specifiche. E poi stiamo per attivare un numero di telefono che è il 3311 311 390. Ripeto, 3311 311 390. Ecco, fra un paio di giorni, anche scrivendo a questo numero di telefono, poi si avrà la possibilità di fare domande specifiche e venire contattati di nuovo. Perché, come diceva prima Gino, come diceva ancora Davide, gli argomenti che noi tratteremo e le opportunità di crescita e di alleggerimento economico di costi e di chiarezza del settore sono veramente molteplici, dai prestiti a fondo perduto per supportare la propria azienda, dalla possibilità di comprare dei software di Ipanema a cifre molto più abbordabili di quelle che si vedono sul mercato, la possibilità di creare appunto dei corsi specifici personalizzati all'interno dei saloni direttamente fatti da noi, previo chiaramente un colloquio, no, sugli obiettivi da raggiungere. Quindi dico, mi spenderei e non finirei più di dirne di cose. Diciamo che nel momento in cui, e mi rivolgo al collega, senti di avere un'esigenza che possa essere la formazione comunicativa o quella professionale o semplicemente ti va di lottare insieme a noi per queste cause che fanno parte della nostra vita professionale da sempre, contattaci, perché al massimo ci faremo una chiacchierata e finiremo più ricchi emotivamente tutti quanti. Ecco. Questo dico. Allora Gino, la domanda da 1 milione di euro, ma tu come vedi il futuro della categoria dei parrucchieri e limitrofi anche? Allora io ho detto che uso informazione da 30 anni, è quello che il parrucchiere è bello, ricco e famoso, per cui io penso che a me non cambierà molto il punto di vista, specialmente poi per chi cerca di cambiare le regole e reinventarsi sempre ogni volta in qualcosa di nuovo o di qualcosa di vecchio ma rivisto in maniera innovativa, per cui sicuramente Airlobby ha questa missione, la ripetiamo, proprio quella di andare a guardare al futuro per renderlo migliore, e l'unico modo per far sì che il futuro sia migliore almeno per la nostra categoria è quello di essere uniti, di essere in tanti, perché più ne siamo e più voce in capitolo ne avremo. Conflavoro e Airlobby, come avete visto, è composto comunque da personaggi che hanno fatto della loro vita, oltre che essere imprenditori in salone, ma anche essere formatori e innovatori, quello di andare proprio a creare un mercato che sia diverso. È questo che noi abbiamo, che ora grazie anche a te che ci dai una mano a farci conoscere e a tutti i canali che noi stiamo adottando per far sì che la categoria si unisca. Io ribadisco un concetto, io nasco come maestro d'arte molti anni fa, 2 giorni fa mi hanno dato il diploma di maestro artigiano, che comunque è sempre un bel riconoscimento dalla Camera di Commercio, ma io quello che ribadisco è che noi abbiamo solo un modo per fare rumore, essere in tanti. Voi pensate
ha una forza composta da 300.000 persone che sono gli addetti ai lavori del nostro campo. Che cosa potremo fare e che urlo potremo far sentire? Veramente cambiare le carte in tavola. Ma per fare questo, e qui ovviamente sto parlando proprio di sindacato, di politica, di azione al Senato, possiamo stravolgere le cose, ma per fare questo dobbiamo essere veramente in tanti. Se abbiamo questa forza e questo coraggio, facciamolo, perché se no dopo non stiamo sempre a piangerci addosso. Le cose non funzionano, le tasse sono troppe, la tassazione non è giusta, ma se tutti quanti facciamo capire che realmente l'Italia non è neanche tutta unita, ma tanti settori che sono diversi, possiamo far sì che veramente anche l'evasione fiscale sparisca, che tutti possiamo stare bene, e no che dobbiamo reinventarci sempre qualche cosa per creare futuro ai giovani, imprenditoria concreta e non distruttiva, e che ci faccia essere tutti felici ogni giorno di alzarci dal letto e dire ok, anche oggi vado a creare futuro vero. Questo è il Lobby e Conflavoro, e grazie a voi che se ci vorrete seguire realmente possiamo concretizzare questo sogno. La sede. Allora, la sede del Lobby si trova presso Conflavoro in via del Consolato a Roma. Potete contattarci tramite WhatsApp, numeri di telefono e mail. Praticamente abbiamo un po' di tutto, quindi io intanto ti ringrazio e ringrazio tutti voi di averci ascoltati, e spero che presto saremo in tanti. Grazie ancora e vi saluto tutti. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Sempre vigore, vi aspettiamo. Buona serata. Arrivederci.